Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. In questa celebrazione abbiamo un ricordo particolare per Teodoro Trovato e i defunti della famiglia Trovato, Giuseppe, Antonina e Carmelo. O mio caro Gesù, dolce bambino, che nel seno di Maria per noi scendesti, concetto dallo Spirito Divino, umile forma di servo anche rendesti. Deh, fa che a tanto eccesso e tanto amore corrisponda fervente anche il mio cuore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Con Giuseppe e Maria, madre tu dica, o dolce mio Gesù, che visitasti Elisabetta e il grembo di Maria, ed a Giovanni tanta grazia dasti che nel ventre saltò per allegria. De, visita con la grazia tua divina l'anima mia che è povera e meschina. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Con Giuseppe e Maria, madre pudica. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Con Giuseppe e Maria, madre pudica, o dolce mio Gesù, monarca immenso, da una stella ai re magi palesato, con tre doni d'oro, mirra e incenso, misteriosamente regalati. Deh, ricevi anche tu per cortesia le tre potenze dell'anima mia. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Con Giuseppe e Maria, madre pudica. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto.
frutto del tuo seno, Gesù. Con Giuseppe e Maria, madre ti dica. Dal primo libro di Samuele. In quei giorni Anna portò con sé Samuele, con un giovenco di 3 anni, un'efa di farina e un odre di vino.
e lo introdusse nel tempio del Signore a Silo. Era ancora un fanciullo. Immolato il giovenco, presentarono il fanciullo a Eli e lei disse: perdona mio Signore, per la tua vita mio Signore, io sono quella donna che era stata qui presso di te a pregare il Signore. Per questo fanciullo ho pregato e il Signore mi ha concesso la grazia che gli ho richiesto. Anch'io lascio che il Signore lo richieda per tutti i giorni della sua vita. Egli è il richiesto per il Signore. E si prostrarono là davanti al Signore. Parola di Dio. Il mio cuore esulta nel Signore, il mio Salvatore. Il mio cuore esulta nel Signore, la mia forza si innalza grazie al mio Dio. Si apre la mia bocca contro i miei nemici, perché io gioisco per la tua salvezza. L'arco dei forti si è spezzato, ma i deboli si sono rivestiti di vigore. I sazi si sono venduti per un pane, hanno smesso di farlo gli affamati. La sterile ha partorito 7 volte e la ricca di figli è sfiorita. Esulta nel Signore, mio Salvatore. Il Signore fa morire e fa vivere, scendere agli inferi e risalire. Il Signore rende povero e arricchisce, abbassa ed esalta. Il mio cuore esulta nel Signore, mio Salvatore. Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero, per farli sedere con i nobili e assegnare loro un trono di gloria. Il mio cuore esulta nel Signore, mio Salvatore. Del Cantico della Madonna,
che dopo aver ricevuto l'annunzio, dopo aver avuto il dono della maternità divina, dopo essersi messa in cammino verso la cugina Elisabetta e dopo il saluto che la cugina le rivolge, la Madonna si esprime con le parole del cantico che la Chiesa prega nella preghiera dei Vespri ogni sera, il canto del Magnificat. E nel cantico del Magnificat, ci sono alcuni elementi che ci aiutano a vivere meglio l'esperienza della novena e di questi ultimi giorni di novena che ci separano dal Natale. L'opera di Dio che si manifesta attraverso l'incarnazione del Signore Gesù, ma che passa anche attraverso la mediazione degli uomini. Dio compie opere grandi, ma le compie attraverso l'umanità. Dio compie la sua misericordia, realizza le sue promesse, ma le realizza attraverso l'opera dell'uomo. C'è questo dualismo nella storia dell'umanità, c'è l'uomo che persegue il male attraverso le guerre, attraverso la violenza, e c'è l'uomo che invece persegue il bene, cammina sulla via del bene. E il Signore si serve di questi per far sì che non sia il male a prevalere sul bene, ma è sempre un combattimento dell'essere umano, quello di trovarsi dinanzi al bivio tra il bene e il male. Ma il Signore compie la sua opera di salvezza attraverso l'opera dell'uomo, attraverso la disponibilità a partire dal sì di Maria, perché quel sì di Maria diventa il sì di ciascuno di noi. E quando Maria dice che Dio ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, sono tutti elementi che poi ci richiamano anche il Vangelo delle Beatitudini. Questo Dio che attraverso l'incarnazione si rende vicino agli uomini e desidera che gli uomini si risollevino dal peccato per essere sempre più vicini a Lui, per essere sempre più vicini a Dio. Ma perché questo si realizzi, l'uomo deve sgomberare il suo cuore da tutte quelle situazioni che ostacolano il cammino verso di Lui. E tra queste sicuramente c'è la superbia, c'è la presunzione, ci sono tutti quei peccati che non sempre ci aiutano, anzi mai ci aiutano a fare l'esperienza di Dio nella nostra vita. Allora, contemplando il mistero dell'incarnazione con il cantico di Maria, guardando il bambino Gesù che giace in quella mangiatoia, ciascuno di noi provi a ripetere in cuor suo, nella sua mente, le parole della Madonna. E pensi che il Signore, così come si è servito di Maria, così come si è servito dei santi, si serve di ciascuno di noi per mostrare la potenza della sua bontà, per mostrare la potenza della sua misericordia, per mostrare la potenza della sua pace. Dio si serve anche di ciascuno di noi. Per cui nel presepe, nel contemplare quella mangiatoia, ciascuno di noi si senta protagonista e non uno spettatore e non coloro che da fuori guardano, assistano a questo evento di grazia, ma ciascuno di noi diventi protagonista di questa opera di redenzione, perché come Maria e con Maria possiamo anche noi cantare il nostro cantico di lode con le parole di Maria, ma soprattutto con la nostra vita. Amen.
misericordia, Signore, veniamo con doni al tuo santo altare, perché purificati dalla tua grazia siamo rinnovati dai misteri che celebriamo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto rendere grazie a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo per il mistero della Vergine Madre. Dall'antico avversario venne la rovina, dal grembo virginale della figlia di Sio è germinato colui che ci nutre con il pane degli angeli, e sono scaturite per tutto il genere umano la salvezza e la pace. La grazia che Eva ci tolse ci è ridonata in Maria. In lei, madre di tutti gli uomini, la maternità redenta dal peccato e dalla morte si apre al dono della vita nuova. Dove abbondò la colpa, sovrabbonda la tua misericordia in Cristo Salvatore nostro. E noi, nell'attesa della sua venuta, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo l'inno della tua lode. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giovanni, l'ausiliare Cesare, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme a
insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, Santo Onofrio, Don Bosco e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, siamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, nessun degno di partecipare alla messa, ma di ascoltare una parola che si è ascoltata. Amen.
preghiamo. Ci rafforzi, Signore, la partecipazione al tuo sacramento, perché con opere di giustizia possiamo andare incontro al Salvatore che viene e ottenere il premio della beatitudine eterna, per Cristo nostro Signore. Vi ricordo che questa sera alle 18:30 ci sarà l'esibizione dei nostri bambini, più o meno bambini della, ecco, della scuola musica, della banda musicale. Quindi siamo tutti invitati ad essere presenti per ascoltare questo concertino natalizio. Poi dopo l'esibizione stasera ci sarà la riunione con i partecipanti del presepe vivente, quelli che hanno già dato l'adesione o quelli che desiderano farlo. Quindi vi raccomando di essere presente, perché stasera definiamo un po' le postazioni. Ricordo anche che domani mattina dalle 10 alle 12, e dopo la novena, con calma, potete andare a casa a rinfrescarvi le idee, a farvi bene l'esame di coscienza. Ecco, dalle 10 alle 12 domani mattina ci sarà il confessore straordinario, quindi cerchiamo di farlo lavorare in modo tale da non lasciarlo disoccupato. E poi domani sera, per chi lo desidera, alle 19 a Riuniti ci sarà il concerto natalizio, ecco, del gruppo musicale dell'Atmosfera Blu. Vediamo dove va Gesù Bambino stamattina. Tutti pronti con i biglietti in mano. Numero 073. 073. C'era Ida che era silenziosa. Lo guardava e rispondeva. Benissimo. 073. Bene, stamattina ringraziamo la venerata Arcicofraternita di San Teodoro che ci offre la colazione. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. E buona giornata a tutti.